Amici, buongiorno. Commentiamo questo Milan-Napoli 1-0. Partiamo dalla notizia buona, la notizia ottima, la notizia che ci deve far stare felici ed allegri, che c'è una partita in meno da giocare alla fine di questo scempio, di questo campionato. Quindi meno una partita. Il campionato sta volgendo al termine e ce lo leviamo dalle palle, perché è un campionato assurdo. Dagli episodi, dalla genesi, dal nostro grande presidente, dalle scelte di due allenatori più scarsi che il panorama calcistico potesse offrire, da Garcia in Arabia al grande Mazzarri. Io voglio bene a Mazzarri. Mazzarri, veramente, nutro grande affetto verso Mazzarri, affetto e simpatia, però purtroppo, stop. Ha dato quello che doveva dare al calcio in un determinato momento storico, ora è completamente inadeguato. Il Napoli è completamente, grazie a lui, snaturato. Noi veniamo da 10 anni, 15 anni, dove imponiamo, anche perdendo, ma imponiamo la nostra mentalità, il nostro gioco. Non ci adeguiamo alle altre squadre. È stato sempre un piacere vedere il Napoli in questi anni. Ora no, ci adeguiamo agli altri. Ha iniziato il Napoli ieri a Milano con 8 difensori, 5-3-1-1, che poi a un certo punto non eravamo 5, eravamo 6 addirittura di, ma perché? Per giocare con Cristiano Ronaldo a Madrid. Eppure c'è un Milan vulnerabilissimo ieri in fase difensiva, bastava attaccarlo. Che cosa non abbiamo aspettato? È vero, abbiamo giocato anche i primi 25 minuti in modo ordinato, compatto a centrocampo, sembravamo più brillanti, e poi hai preso il gol. E alla fine, il primo tempo, quanti tiri abbiamo fatto? Il palo di Simeone, il palo esterno, grazie alla magia di Kvaratskhelia che salta gabbia e la butta dentro. Un tiro. Il Milan ieri, poca cosa, pochissima cosa. Pochissima, pochissima, perciò non fa neanche più rabbia perché ormai noi non siamo proprio arrabbiati, siamo proprio scazzati, scoglionati. Poi il secondo tempo cambia e gioco 4-3. Allora dico io, e abbiamo fatto un sacco di occasioni, abbiamo preso un altro palo, parata di Mignan, azioni su azioni, è vero, abbiamo rischiato pure qualche contropiede, però un altro brio, un altro Napoli, cioè si vedeva che nel Milan era in affanno. E ti snaturi il secondo tempo, ma io dico io, ma noi teniamo. Levate a quello che ha perso la Coppa d'Africa, è la seconda notizia positiva, Afamukka, persa a Nigeria la finale di Coppa d'Africa, quest'anno senza Osimhen. Vabbè, ormai ce lo siamo proprio dimenticando. Però teniamo a Raspadori, a Politano, a Lindstrom, a Ngonge, a Traoré, cioè tutti in panchina. Ma di che stiamo parlando? Cioè, noi anche come rosa in questo momento abbiamo degli esterni funzionali, degli esterni validi, delle sottopunte che possono giocare. Che fa? No, mette qua a Simeone, che per quanto ha lottato, per quanto ciolito, ciolito nel cuore, ma da solo, che cazzo può fare? Poi gira tutto storto, eh? Poi gira tutto storto, perché un'azione. Gol, pal, contropal, episodi sempre sfavorevoli. Quest'anno è un anno orribile, un anno di merda. Naturalmente la colpa è la nostra. Però, come quando si vincono gli scudetti, deve andare tutto bene, così in quest'anno orribile va tutto male. Però, ragazzi, mo a parte gli scherzi, oltre alla notizia positiva, è stata quella che vi ho detto prima, io credo che adesso inizi il campionato del Napoli, che mancano 14, 15 partite, mi sembra 14 partite. Inizia il campionato di Napoli, abbiamo scollinato, rientra quel deficiente dall'Africa, anche se adesso si inventerà qualche infortunio muscolare per non giocare. Anguissa è ritornato, già si è visto, è impattante. Abbiamo molte alternative valide. Lindstrom sta iniziando a far vedere che è un giocatore, è pure forte. E gli infortunati hanno recuperato. Oliver è rientrato, ora rientra Nathan. Il calendario inizia adesso a essere un pochettino più favorevole. Io dico che adesso abbiamo scollinato e Napoli inizia il campionato. Che mancano 15 partite, deve fare filotto. Deve fare filotto. E se non lo fa,
Va bene così, sono contento perché non merita. In questo momento l'Atalanta sta a 7 punti. È vero, deve venire a Napoli. Poi ci sta una Roma che è più quadrata, la Lazio che va sempre piano piano, però sta sopra, il Bologna, anche se non ci credo al Bologna, però il Bologna gioca a pallone. Non so se riuscirà a tenere questo ritmo. Al momento, il nostro piccolo campionato di fortuna che è la Champions, siamo gli ultimi. Però abbiamo scolinato, inizia il campionato, dobbiamo fare filotto. Io sono fiducioso, ieri la squadra comunque mi sembrava atleticamente migliorata, mi sembravano più brillanti e ci sono dei giocatori che stanno iniziando a ingranare, proprio come Lindstrom, pure Raspadori molto più pimpante, Kvara che sta bene bene, Robbo buonissimo, anche sa, iniziato a giochicchiare, difesa non abbiamo poi sofferto. Ragazzi, lo scempio è questo. Mazzarri deve capire che non è che si va a giocare per il pareggio ieri non ci cambiava nulla, cioè ormai devi andare a giocare per vincere, poi perdi, vabbè, cioè, ma non ti snaturi costantemente, hai cambiato quattro moduli in 90 minuti, ma za, esce dammi, ce lo può, te ne mandano altri 14 partite e poi vai a cogliere il Pumarole e vai in pensione, almeno fai vedere che dai un qualcosina. Comunque ragazzi, ora col Genoa, poi ci abbiamo Champions, poi abbiamo il recupero, poi Cagliari, poi il recupero col Sassuolo. Iniziamo adesso il nostro campionato. Forza Napoli, sempre.